Ovviamente gli ingegneri si trovavano in un periodo complicato. Confrontarsi con l'obsolescenza programmata li portò a interrogarsi sui principi fondamentali. C'erano gli ingegneri della vecchia scuola che credevano di dover realizzare prodotti utilizzabili per sempre, indistruttibili. E poi c'erano quelli della nuova scuola che erano guidati dal mercato e volevano realizzare prodotti il più possibile usa e getta. Lo scontro si risolse con il sopravvento della nuova scuola. L'obsolescenza programmata non affligge solo gli ingegneri. La frustrazione dei consumatori emerge nel dramma di Arthur Miller, morte di un commesso viaggiatore. Proprio come Willy Lomax, i consumatori possono solo lamentarsi, impotenti. Once in my life I'd like to own something outright before it's broken. I'm always in a race with the junkyard. Just finished paying for the car and it's on its last legs. The treasury consumes belts like a crazy maniac. They time those things. They time them, so when you finally paid for them, they're used up. I consumatori non sanno che oltre la cortina di ferro, nei paesi del blocco orientale, c'è un'intera economia priva di obsolescenza programmata. L'economia comunista non è regolata dal libero mercato, ma pianificata centralmente dallo Stato. È inefficiente e afflitta dalla continua mancanza di risorse. In un sistema del genere, l'obsolescenza programmata non ha senso. Nell'ex Germania dell'Est, la più efficiente economia comunista, le regolamentazioni ufficiali impongono che lavatrici e frigoriferi durino 25 anni. Ecco, questo è un frigorifero della Germania dell'Est. L'ho comprato nel 1985, quindi ha più di 25 anni. E la lampadina ha la stessa identica età, perché non ho mai dovuto sostituirla. Nel 1981, una fabbrica di Berlino Est lancia una lampadina a lunga durata. La porta a una fiera internazionale, sperando di trovare compratori in Occidente. Quando i produttori della Germania dell'Est presentarono questa lampadina a lunga durata alla fiera di Hannover del 1981, i colleghi occidentali dissero: «Diventerete disoccupati per vostra stessa mano». Gli ingegneri della Germania dell'Est replicarono: «No, è vero il contrario. Risparmiando risorse e non sprecando il tungsteno, manterremo il lavoro». I compratori occidentali rifiutano la lampadina. Nel 1989 crolla il muro di Berlino, le fabbriche vengono chiuse e la lampadina a lunga durata esce dalla produzione. Adesso si può trovare solo in musei ed esposizioni. Vent'anni dopo il crollo del muro di Berlino, il consumismo dilaga sia nell'est che nell'ovest. Ma c'è una differenza. Nell'era di internet, il consumatore è pronto a combattere l'obsolescenza programmata. Il nostro primo lavoro, che ha sfondato, è stato un cortometraggio sull'iPod. Io ero al verde e avevo comprato un iPod per 500 o 400 dollari. Poi, circa 8 mesi dopo, 12 forse, la batteria è morta. Ho chiamato la Apple, allora, per chiedere di sostituirla. Ma all'epoca la loro politica era consigliare al consumatore di comprare un iPod nuovo. Potrebbe comprarne uno nuovo. La Apple non fornisce... No. La Apple non fornisce nuove batterie per l'iPod. La cosa seccante non era che la batteria si era fusa, perché se succede al mio telefonino Nokia posso sostituirla. Anche per il mio portatile Apple posso ricomprare la batteria. E invece, per l'iPod, che non costa poco, se la batteria muore devo ricomprare tutto. A mio fratello venne in mente di girare un video su questa cosa. Andammo in giro con stencil e bombolette a scrivere su tutte le pubblicità dell'iPod
la batteria insostituibile dell'iPod dura solo 18 mesi. Pubblicammo il video sul nostro sito e in un mese arrivò a 5 o 6 milioni di visualizzazioni. Il sito impazzì letteralmente. Elizabeth Pritzker, un avvocato di San Francisco, sente parlare del video e decide di citare in giudizio l'Apple in merito alla batteria dell'iPod. Mezzo secolo dopo il caso della lampadina, l'obsolescenza programmata è di nuovo in tribunale. Quando avviammo la causa, l'iPod era in commercio già da 2 anni. L'Apple ne aveva venduti circa 3 milioni in tutti gli Stati Uniti. Molti possessori di iPod hanno avuto problemi con la batteria e vorrebbero fare causa alla Apple. Uno di questi è Andrew Wesley. Fra tutti i consumatori che ci avevano contattato, selezionammo quelli che ci sembravano più adatti per una class action. La class action, o azione di categoria, è una procedura tipica degli Stati Uniti. In pratica, in un'azione legale, un piccolo gruppo di persone agisce a nome di un gruppo più grande. In quanto rappresentante di categoria, parlavo a nome di migliaia, o forse decine di migliaia di persone. Il caso divenne famoso come Wesley contro Apple. Quando i miei amici e la mia famiglia seppero che si trattava di una causa importante, pensarono che fossi diventato un estremista. Mi consideravano tipo Erin Brockovich. Nel dicembre del 2003, Elizabeth Pritzker presenta il caso al tribunale San Matteo, a pochi isolati dalla sede dell'Apple. Chiedemmo alla Apple alcuni documenti tecnici relativi alla durata della batteria dell'iPod e ricevemmo una marea di informazioni che riguardavano la progettazione della batteria e i test effettuati. Così scoprimmo che il tipo di batteria al litio che veniva utilizzata nell'iPod in realtà era stata disegnata di proposito per avere un periodo di vita breve. Sono convinta che lo sviluppo dell'iPod volesse rientrare nell'obsolescenza programmata. Dopo mesi di tensioni, le parti raggiungono un accordo. La Apple inizia a produrre batterie sostitutive e estende la garanzia a 2 anni. E ai querelanti viene offerto un indennizzo. Una cosa che personalmente mi infastidisce è che la Apple si presenta come un'azienda giovane, moderna e innovativa. Ma per un'azienda del genere, non avere una buona politica ambientale che permetta ai consumatori di restituire i prodotti per un corretto smaltimento e riciclaggio è davvero assurdo e soprattutto incoerente. L'obsolescenza programmata produce un flusso continuo di rifiuti che vengono portati nei paesi del terzo mondo, fra cui il Ghana. Circa 8 o 9 anni fa mi sono accorto che in questo paese arrivavano carichi su carichi di rifiuti elettronici. Parliamo di computer fuori uso, vecchi televisori, cose che nei paesi sviluppati nessuno vuole più. Inviare rifiuti elettronici al terzo mondo è vietato da un trattato internazionale, ma viene fatto grazie a un trucco. I rifiuti vengono definiti prodotti di seconda mano. Oltre l'80% dei rifiuti elettronici che arrivano nel Ghana è inutilizzabile e i container vengono svuotati nelle discariche per tutto il paese. Ci troviamo nella discarica di Agbogbloshie. In questa zona scorre un fiume chiamato Odo, che un tempo era bellissimo. Si faceva strada verso il mare ed era ricchissimo, pullulava di pesci. Noi andavamo a scuola non lontano da qui e venivamo spesso lungo il fiume. Giocavamo a pallone mentre i pescatori organizzavano gite in barca. Me lo ricordo bene. Adesso però è tutto finito.
Questa cosa mi addolora terribilmente e mi fa arrabbiare. Adesso non ci sono più scolari che giocano dopo le lezioni. Ci sono solo ragazzi poveri che rovistano fra i rifiuti. Bruciano il rivestimento isolante dei cavi dei computer per prenderne le parti metalliche. Quello che rimane viene raccolto dai bambini, che cercano eventuali pezzetti di metallo sfuggiti ai ragazzi più grandi. Alcuni ci hanno detto: stiamo cercando di rimediare alla disparità di tecnologia che c'è tra Europa e America e il Ghana e il resto dell'Africa. La verità, però, è che i computer che ci portano non funzionano. Non ha senso accogliere rifiuti elettronici se non si sa che cosa farne. Questo paese non ne produce e viene utilizzato come discarica. Per tanto tempo i rifiuti dell'era industriale sono rimasti nascosti, ma adesso stanno entrando nelle nostre vite e non possiamo evitarlo. L'economia dello spreco è alla frutta, perché non c'è più fisicamente posto per i rifiuti. Penso che con gli anni abbiamo compreso che il pianeta su cui viviamo non può sostenere questa situazione per sempre. C'è un limite alle risorse naturali e c'è un limite alle fonti energetiche. I posteri non ci perdoneranno mai, perché sicuramente scopriranno l'usa e getta e sapranno dello stile di vita consumistico dei paesi sviluppati.